Livio, sono 60 anni dalle Olimpiadi di Roma, è un tempo ovviamente chilometrico, sono due Italie molto diverse. La prima cosa che ti chiedo è com'era quell'Italia? Era un mondo molto diverso effettivamente, pieno di slanci produttivi, slanci creativi, con tanto ottimismo, con tanta voglia di fare, con tanta capacità di proiettarsi in avanti e con la certezza che il futuro fosse migliore, fosse adatto alle proprie capacità. Quindi c'è questo senso di incertezza che ora sta dominando. È un mondo dove ci si parlava, ci si connetteva in maniera piacevole, senza tante differenze. Secondo te furono Olimpiadi con grandi personaggi perché si svolgeva in un contesto come Roma e quindi fu Roma in qualche modo a creare questi grandi personaggi, o ci sarebbero stati a prescindere? Roma certamente ha aiutato il clima di piacevolezza, di amicizia, di gioia della gara. Diciamo che le Olimpiadi di Roma hanno rappresentato un po' il punto più alto del romanticismo applicato allo sport, un mondo pieno di sorrisi, di amicizia, dove non c'era nessuna differenza, nessuna barriera di tipo ideologico, di tipo confessionale, di tipo etnico, di tipo economico. Veramente era un momento bello dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport e dove tutti cercavano di dialogare, di parlare, di convivere in maniera piacevole, in maniera amichevole, in maniera pacifica. Cerimonia inaugurale, Stadio Olimpico di Roma, giuramento pronunciato da Adolfo Consolini, apertura di giochi affidata al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e soprattutto si ricorda un chilometrico discorso di Giulio Andreotti che mise a dura prova la resistenza perché sui gradoni dell'Olimpico, anche se si era a fine estate, comunque faceva molto caldo. Sì, effettivamente il discorso di Andreotti ha imbarazzato molti perché è stato molto lungo, è stato piuttosto noioso perché è stato un discorso di natura prettamente politica che non andava bene in quel contesto sportivo, ma è stato un piccolo neo che però è stato cancellato dall'atmosfera festaiola di grande amicizia che dominava in quel momento. Realizza un'impresa che rimane non nella storia dello sport italiano, direi che rimane nella storia della società italiana, perché quando si pensa al boom economico e si pensa a un'Italia che guarda con serenità e ottimismo al futuro, c'è immancabilmente la tua volata sui 200 metri, che poi in realtà le volate strepitose furono due, perché non bisogna dimenticarci che già in semifinale avevi battuto il primato del mondo. Sì, certamente forse la semifinale è la gara che ho fatto meglio, perché l'ho fatta con disinvoltura, con serenità, con tranquillità e non mi sono assolutamente accorto del tempo che avevo fatto, quindi è stata una gara che ho affrontato con quella la curiosità con cui affronti le gare sempre, e soprattutto è una gara che ha risolto in maniera ottimale la mia esigenza di correre bene, di correre in maniera piacevole, di correre in maniera soddisfacente per le mie energie, per le mie capacità. Ogni gara che tu affronti non parti mai con la certezza di vincere, c'è la curiosità di vedere cosa puoi fare, cosa puoi ottenere, ma ogni gara è un esame, quindi è come sempre, sai, gli esami sono sempre legati a una previsione non sicura. Quindi l'ho affrontato con la curiosità di vedere cosa potevo fare, cosa potevo ottenere,
ma col timore di aver sprecato troppe energie nella semifinale, perché in semifinale avendo fatto già il record del mondo, temevo di essermi staccato troppo, quindi ho fatto un'operazione che era completamente irrazionale, mentre tutti gli altri sono scesi in campo un'ora prima della gara per scaldarsi, per prepararsi alla competizione, io sono rimasto chiuso negli spogliatoi per cercare di recuperare l'energia che avevo speso e quindi cercare di utilizzare tutte le mie forze nella gara senza perdermi ancora in riscaldamento. Quindi ho fatto, senza volerlo, una specie di vittoria psicologica sugli altri, perché pensavano che io volessi snobbarli, mentre invece non sapevano che ero io che ero molto preoccupato di non riuscire a rendere al massimo nella gara. E poi questo improvviso volo di colombe che allo sparo dello starter si innalzano in cielo veramente spaventate e che danno qualcosa di epico a tutta la vicenda. Sì, sembrava una sceneggiatura fatta apposta da un regista bravo. Nella curva sapevo di cosa bene, quindi per me la curva era il momento più bello della gara, perché mi dava quasi una soddisfazione erotica nel vincere la forza centrifuga, nel correre vincendo questa forza che mi trascinava all'esterno, e quindi sapevo che dopo la curva sarei senz'altro uscito primo, però il mio problema era poi di affrontare gli ultimi 100 metri, e gli ultimi 100 metri per affrontarli bene dovevo cercare di allungare il passo, di fare una corsa più sciolta, meno contratta, per evitare di irrigidirmi. Sono riuscito a fare quello, e poi la cosa bella è stata che ho ascoltato ansiosamente lo scalpiccio dell'avversario, perché quando corri fai una selezione di rumori molto, molto attenta. Non senti il pubblico che applaude, ma senti il rumore degli avversari che si stanno avvicinando. Io ascoltavo ansiosamente questo rumore che per fortuna si avvicinava con molta lentezza, vedevo il traguardo che si stava avvicinando molto più velocemente, quindi è stato un momento di liberazione. Poi quando ho affrontato il filo di lana e l'ho superato. Tagli il traguardo e lì nascono i problemi, o meglio il problema, perché ti sei buttato così bene sul filo di lana che perdi l'equilibrio, fai ancora 7, 8, 10 passi provando a stare in piedi e poi finisci a pelle di leone sulla pista. Sì, mi sono un po' sbilanciato, ma è stato un momento di rilassamento, perché dopo la gara ti rilassi e quindi vedendo che hai vinto hai un momento di tranquillità e di distensione che ti permette di affrontare il dopo con tanta tranquillità. Infatti il momento più bello è stato poi dopo, quando mi sono rialzato, che quello che è giunto terzo, Franco Senegalese 6, che mi ha abbracciato e abbiamo goduto tutti e due di questa bella avventura sportiva che è venuta con la nostra grande sorpresa in maniera molto positiva, molto molto bella per noi. Ma è stato un momento bello. Infatti l'unica emozione che ho provato è stato quando ho sentito l'inno di Mameli. È stato un momento di cui però non ho realizzato l'importanza. Era una gara importante, certo, una gara bella, però non mi sono reso conto che sarebbe stata una gara che avrebbe segnato, insieme alla vittoria degli altri atleti azzurri, un momento positivo per la nazione. È stato un momento di ribalsa della nazione Italia dopo le angherie della gara. Quindi è stato un succedersi di minuti trascorsi con gioia, con serenità, ma senza esaltazione, senza quella forma di apoteosi che si sarebbe aspettato dal tipo di vittoria. La vittoria olimpica fu premiata dal CONI con 800.000 lire, avendo fatto anche il record del mondo ho preso 400.000 lire, quindi 1.200.000 lire. Tanto per un esempio del valore di quei tempi, io amando la velocità in tutte le sue espressioni ho voluto comprare una Giulietta Spinger, che era una media macchina sportiva, che costava 2 milioni. Praticamente ho avuto un premio che era un po' più della metà del valore di media macchina sportiva. Ci sono una serie di foto tue con Vilma Rudolf, qualcuno parlò anche di flirt, poi tu da gentiluomo piemontese ovviamente non hai mai voluto approfondire la vicenda. Erano però foto molto forti, anche perché specialmente all'epoca vedere un bianco mano nella mano con una nera era una situazione molto singolare. Quando l'ho incontrata mi ha fatto dei sorrisi così radiosi, così pieni, carichi di gioia, che mi ha ammaliato e sono rimasto ammaliato. Però a quei tempi si diceva che i rapporti fra uomini e donne mai prima delle gare, e quindi avevamo gli allenatori che erano molto attenti a controllare i nostri movimenti. Infatti noi andavamo in giro mano nella mano per il viaggio olimpico, ma sempre sotto un certo controllo degli allenatori, quindi fase molto platonica. Pensavo ovviamente di trasformare questa fase platonica in una fase più aristotelica alla fine delle gare, perché lei avrebbe terminato le gare nello stesso giorno in cui io le terminavo, con la staffetta al 4%. Purtroppo non sapevo che il comitato olimpico americano era talmente povero che appena un atleta finiva le gare
lo impacchettava e lo rispediva indietro per non pagare, non so più se 6 o 10 dollari al giorno di permanenza al villaggio olimpico. Quindi la mia avventura molto platonica con Vilma Durov è stata un momento bello, esaltante, pieno di gioia, che ha anticipato di 3 anni quel famoso sogno di Martin Luther King di vedere un bianco e un nero andare in giro mano nella mano, ma si è risolto in un momento di piacevolezza, ma di tanta platonicità e di poca concretezza. Vilma Rudolph ci aiuta ad andare ad un altro straordinario personaggio che viene conosciuto proprio lì, Giochi di Roma, ed è un giovane pugile di 18 anni che si chiama Cassius Marcellus Clay, che diventerà 4 anni più tardi Muhammad Ali dopo la sua conversione all'Islam, e si dice che il buon Cassius Marcellus Clay anche lui fosse molto attratto dalla bellezza di Vilma Rudolph. Per fortuna io questo non lo sapevo, quindi ho affrontato questo momento con Vilma in maniera molto tranquilla, perché non mi rendevo conto del rischio che avrei corso sapendo che Cassius Clay stava dietro. Quindi è stata anche lì un'occasione bella, piacevole, ma vissuta in maniera molto tranquilla, molto serena, senza tante preoccupazioni, dato che anche lei mi guardava con quel sorriso, con quella voglia di comunicare, di dialogare, di scambiarsi impressioni, che mi aveva completamente avvolto, mi aveva completamente conquistato. Fra l'altro Cassius Clay ci aiuta a parlare anche di un altro sport che a Roma vide tanti successi azzurri, che è il pugilato. L'Italia vinse 3 ori con Musso, con De Piccoli e con un atleta che a sua volta è entrato poi nella storia di questo paese, che è Nino Benvenuti. No, Nino Benvenuti l'ho conosciuto prima, perché è un atleta esuberante, pieno di gioia, anche lui pieno di voglia di muoversi, di dialogare, quindi è un atleta che avevo già incontrato, con cui avevo subito fatto amicizia, perché c'era una specie di simpatia reciproca nel suo modo di affrontare la vita. Becchi è stato proprio la grande sorpresa di quelle Olimpiadi, ma la cosa che più mi ha colpito, a parte il fatto di correre a piedi nudi 42 km, quindi diventava un'impresa veramente ciclopica, ma il bello è stato vedere che quando è arrivato dopo la gara, dopo aver fatto questa bella vittoria, si è messo a fare degli esercizi di fisioterapia in maniera tranquilla, in maniera serena, stupendo tutto, perché invece di accasciarsi come sovente succedeva dopo questo sforzo, lui invece era freschissimo, sembrava di avesse fatto una gara di allenamento e non di importanza olimpica. E Giusy Leone era un atleta molto, molto, molto tranquillo, molto semplice, molto lineare, che ha gareggiato senza tanti preamboli e con una semplicità, con una naturalezza che le ha permesso di arrivare terza sui 100 metri senza fare sforzi. Io dialogavo bene con gli atleti della schema, perché gli schermidori erano forse più simpatici, più disinvolti, più adatti a fare lo sport in maniera sorridente, in maniera quasi scanzonata, in maniera goliardica. Infatti stavo molto con loro, a partire da Mangiarotti per finire a Pippo Delfino, che è quello che poi ha vinto nella sciabola la medaglia d'oro. Convivevamo insieme con molta tranquillità, con molta serenità. Gli unici con cui avevamo dei rapporti più lontani erano i cacciatori, che già a quei tempi erano un po' diversi da noi, erano un po' troppo legati alle esigenze di immagine che noi non pensavamo di avere. C'è l'episodio che tu hai raccontato, credo, 2000 volte nella tua vita, ma è troppo divertente per non riferirlo, del tuo ritorno da Roma verso Torino. E lo fai in una macchina non esattamente comoda, come una Giulietta Sprint, una 600 guidata da un giovane giornalista torinese, Giampaolo Ormezzano. Infatti siamo partiti il pomeriggio, alternandoci nella guida, e la cosa curiosa è che arrivando poi a Genova verso 1 di notte siamo stati inseguiti dai vigili, perché ci hanno accusati di aver avuto un eccesso di velocità, per cui mi hanno multato, nonostante le richieste
appassionati di Giampaolo di evitare questa punizione, e quindi è stato un momento di piacevolezza automobilistica propagata a caro prezzo. E allora Livio, buon sessantenario dei Giochi Olimpici di Roma e della tua medaglia d'oro. Grazie, speriamo che si possa ripetere, soprattutto che si possa rifare quell'atmosfera di piacevolezza, di serenità e di amicizia che crea lo spirito olimpico, perché l'abbiamo notato anche quando hanno fatto a Torino le Olimpiadi invernali, che l'atmosfera olimpica ha questa capacità incredibile di rasserenare gli animi, di dare a tutti questa capacità di sentirsi vicini, di sentirsi piacere di comunicare, di dialogare e di sorridere. L'Olimpiade è stato un momento di apoteosi, di sorrisi, di amicizia, di uguaglianza e di pace.